Comunque siamo arrivati alla giornata del 22 mettendo insieme tutte le forze di quel percorso di lotta e auto-organizzazione che nel corso di questi ultimi anni hanno dato prova di forza e di coraggio nel mondo della logistica. Con lo sciopero del 22 abbiamo messo in discussione i piani delle associazioni patronali che vorrebbero praticamente smantellare quello straccio di contratto nazionale che abbiamo nel trasporto merce e logistica, e li abbiamo messi in difficoltà, tant'è che anche gli stessi sindacati confederali, quelli che si sono venduti sempre e continuano a vendersi al padrone, hanno difficoltà adesso di apporre una firma per questo rinnovo contrattuale. Abbiamo messo in discussione i loro piani, abbiamo presentato una nostra piattaforma, ma non abbiamo fatto soltanto questo. Lo sciopero del 22 ha sancito in qualche misura un rapporto di forza che noi abbiamo dimostrato sul piano nazionale, abbiamo bloccato mezza Italia quel giorno. I danni sono stati ingenti per varie compagnie, per varie logistiche che intervengono in questo paese, e quindi diciamo la nostra voce ha assunto anche una qualità e una forza di un certo tipo. Ovviamente questo non basta, perché non c'è il discorso soltanto del contratto nazionale. Qua noi siamo dentro un paese dove c'è una ristrutturazione in corso che sta colpendo tutta la classe operaia, stanno colpendo tutti i contratti nazionali, e quindi da quelli che saranno gli elementi di resistenza e di forza in questo paese saranno quelli che daranno la stura, la sponda alla possibilità degli altri operai di altri settori di unirsi nella lotta. Noi oggi ovviamente questo percorso non è facile, e siamo già incappati in quella che è la repressione anche dello Stato su questo processo, su questo percorso di lotta. In alcune istanze, in alcuni scioperi abbiamo visto la polizia e i carabinieri davanti ai cancelli intervenire con i manganelli, con la repressione. Abbiamo visto in alcune istanze, tipo la lotta all'IKEA di Piacenza, per venire tre fogli di via a tre compagni, nostri compagni, che per tre anni non possono, in base a questo foglio di via, rimettere piede nella città di Piacenza, e uno è anche Aldo Milani, che sta qui alla mia destra. E noi ieri abbiamo dato anche un'altra prova di forza a Piacenza, abbiamo organizzato quella manifestazione dove molti di voi sono venuti, non abbiamo chiesto lì l'applicazione del contratto nazionale, abbiamo chiesto lì al questore di andare fuori da quella città. Quindi diciamo il dato dello scontro, il dato del confronto è anche soprattutto politico oggi, perché noi dobbiamo difendere la nostra agibilità come operai, come realtà sindacali nel proseguire questo percorso. Ovviamente, dicevo, il contratto nazionale è una parte di questo percorso, perché voi sapete benissimo che nelle nostre realtà, nelle nostre situazioni, nonostante ci sia un contratto nazionale, però c'è un'applicazione che è molto differente da quello che si dice in quel contratto nazionale. Molto spesso viene applicato il lavoro a chiamata, vengono applicate tariffe che sono ben al di sotto di quelle del contratto nazionale. Molti di noi non hanno né la malattia né l'infortunio, non hanno nessuna copertura. Quindi in questo senso la possibilità di andare ad acquisire, a conquistare nuovi diritti e nuove, diciamo, nuove condizioni migliorative di lavoro e di vita è legato soltanto a una cosa, alla forza che noi riusciamo a mettere in campo. Il rapporto di forza determina la possibilità degli operai di stare in ginocchio oppure in piedi davanti al proprio padrone.